Buongiorno, sono Vincenzo Marinelli, procuratore generale aggiunto onorario della Corte di Cassazione, ma sono soprattutto un cittadino, non ho mai rinunciato ad esercitare i diritti di cittadino e in particolare il diritto di libera espressione del pensiero, con un solo limite, quello della incompatibilità o della inopportunità collegate eventualmente a processi trattati. Per il resto ho sempre parlato con molta libertà, ambito da cittadino, ed è in questa veste che sono stato invitato a parlare sul blog sul tema della legalità, con particolare riferimento alla cosiddetta legge anticorruzione recentemente approvata in via definitiva dal Parlamento. È una legge manifesto, cioè una proclamazione di buone intenzioni, o diciamo pure una legge biglietto da visita che serve a Monti per fare bella figura in Europa, dicendo: guardate, siamo riusciti a fare anche la legge anticorruzione che l'Europa ci chiede da tanto tempo. Ah bene, come è riuscito questo miracolo? In un Parlamento in cui sono presenti oltre 100 tra imputati ed indagati per reati, nella maggior parte dei casi, di corruttela. E da parte di un governo che viene sostenuto da una maggioranza composita in cui il maggiore pacchetto è quello del partito di Berlusconi. È riuscito questo miracolo perché si tratta in gran parte di un falso miracolo. Ci sono delle ombre inquietanti in questa legge, ed esse vanno prese in seria considerazione. Non mancano gli aspetti positivi, ma gli aspetti negativi sui quali mi vorrei soffermare sono molto gravi. In particolare, non è stato ripristinato il falso in bilancio. Il falso in bilancio è un reato molto importante perché serve a scoprire altri reati. È un reato cosiddetto mezzo o spia, reato spia, che fa scoprire altri reati. Non si fa un falso per il gusto di farlo, lo si fa perché, per esempio, si vogliono nascondere i soldi che sono serviti per la corruzione. E allora non avere ripristinato il falso in bilancio significa dare ai magistrati delle armi spuntate. Ricordiamo brevemente che il falso in bilancio è stato sostanzialmente cancellato da Berlusconi nel 1995 ed è stato cancellato con una delle tante leggi vergogna. La pena è stata resa ridicola e la pena è stata anche ulteriormente ridicolizzata inserendo la previsione che la punibilità è esclusa se non viene alterata sensibilmente, parola testuale, se non viene alterata sensibilmente la realtà del bilancio. E questa è una formula, permettetemi di dirlo così, da saponari. Ve l'immaginate voi un dibattito giudiziario? Dice: no, il mio cliente non ha mai falsificato alcunché, in ogni caso, ammesso e non concesso che abbia falsificato, la falsificazione non è stata sensibile, non ha sensibilmente alterato la realtà. E non è così che si fanno delle leggi serie, così si fanno delle leggi di comodo. Il mancato ripristino del falso in bilancio come reato degno di questo nome è una grave omissione. Prendiamo un altro esempio, quello della concussione, che è il reato più grave.
nell'ambito di quelli che si possono generalmente definire fatti di corruttela. Si è andati avanti per decenni con una formula: costringe o induce, cioè viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che costringe o induce altre persone a dargli denaro o altra utilità. Adesso questo reato è stato spacchettato, è stato diviso in due, divide et impera. Cioè da una parte c'è il costringe, la concussione propriamente detta, e dall'altra parte si è messo l'induce. In un reato, in una nuova figura di reato, che sarà pudicamente chiamata indebita induzione. Ma a che serve questa differenza? Questa differenza tra una concussione, diciamo, gentile e una concussione ruspante, una concussione urbana, addomesticata, e una concussione rude, sanguigna, una concussione in guanti gialli e un'altra forte, aggressiva. A che cosa serve fare questa distinzione qua? Una concussione, come dire, alla puttanesca, è una concussione olio, pomodoro e basilico. Non si tratta solo di parole, si tratta di fatti. Avviene esattamente quello che ho detto per il falso in bilancio, cioè avviene che si moltiplicano controversie di confine di questo tipo. Signori giudici, ma il mio cliente non ha richiesto alcunché, il mio cliente ha soltanto rivolto una frase gentile al tizio, il quale ha capito male. Non c'è stata nessuna richiesta di denaro di altra utilità, anzi, come dire, c'è stato soltanto un pourparler. Ma vogliamo controversie di questo tipo? O vogliamo perseguire seriamente i reati? Ci vogliamo rendere conto che spesso la richiesta subdola, la richiesta indiretta, obliqua, è proprio quella più grave? Io trovo molto inquietante questo spacchettamento del reato di concussione, perché la figura minore di concussione, quella che non è più nemmeno chiamata così, viene punita con una pena assai modesta, che spesso rimane sulla carta, rimane figurativa, perché non si fa in tempo a celebrare il processo. E questo ci porta al terzo punto, che è quello della prescrizione. Una prescrizione che viene a maturare in brevissimo tempo in rapporto alla realtà delle cose del nostro paese, in cui i processi durano anni, perché bisogna fare tre gradi. È una situazione in cui l'effettività della pena viene spesso sacrificata. Nel termine di prescrizione decorre non da quando il reato è stato accertato, ma da quando il reato è stato commesso. E se viene scoperto dopo anni, quegli anni si perdono ai fini della prescrizione. E sono proprio i delinquenti più pericolosi quelli che riescono a tenere nascosto il reato per tanto tempo, magari con l'aiuto della depenalizzazione del falso in bilancio. E questo quadro va esposto ai cittadini in modo chiaro e incisivo, perché devono sapere che ciò che va sotto il nome di legge anticorruzione è una legge in gran parte inadeguata. Non ci servono le liturgie processuali, non possiamo essere appagati
di questo. Ci servono dei processi che vadano a buon fine, che si celebrino efficacemente e si concludano con una condanna o con un'assoluzione, e nel caso di condanna viva con una pena che sia effettivamente irrogata ed espiata. E qui si innestano tanti giochini, non abbiamo il tempo di parlare di tutti questi giochini, ma possiamo accennare che uno è tirare il processo per le lunghe. Si fa presto, perché tra tempi tecnici e tempi morti, dovuti a un arretrato giudiziario pesantissimo accumulatosi nel corso degli anni, si fa presto a tirare il processo per le lunghe fino alla prescrizione. Un altro gioco sul piano comunicativo è quello di confondere volutamente tra prescrizione ed assoluzione, no? Abbiamo sentito Berlusconi vantarsi di non essere mai stato condannato, cosa non vera sotto vari profili, ma anche perché in particolare si giocava sulla confondibilità per molti cittadini tra assoluzione e prescrizione. Un altro gioco ancora è quello di dire: ma tutti si possono presentare alle elezioni perché anche quelli che hanno ricevuto delle condanne, magari già in secondo grado, perché conta solo la condanna definitiva in terzo grado di giudizio. E no, il giudizio processuale è una cosa, i diritti dei cittadini sono un'altra. I cittadini hanno il diritto di sapere che votano per delle persone pulite. Hanno il diritto di vedere sul web le fedine penali dei candidati. Hanno il diritto di formarsi un'opinione indipendente da quello che può essere l'esito di un processo, che segue le sue regole e ha purtroppo le strozzature che abbiamo visto, perché ci sono i processi che non si è riusciti a fare in tempo utile, magari tra un legittimo impedimento e un altro. E a questi diritti dei cittadini che io soprattutto voglio fare riferimento: legalità, trasparenza, tutela dei diritti, è questo che ci interessa. Non ci interessa la legalità puramente formale, ci interessa la legalità sostanziale ispirata dai principi costituzionali. È questo che noi vogliamo, è questo che noi dobbiamo volere, per non perdere il diritto alla speranza per noi e per i nostri figli. Passa parola.